La nuova Evoque non vi giudicherà se sotto al vestito da lavoro avete i boxer di Batman. Anzi. Ma andiamo subito al dunque. Grazie alle necessità aerodinamiche tutto il sottoscocca è coperto dai carter e quindi possiamo saltare questa parte. All'interno troviamo l'allestimento First Edition. Vi lascio contemplare. Vista l'importanza della situazione, per spiegarvela seriamente abbiamo preso in prestito Marcello Pellegrini, direttore vendite Jaguar Land Rover presso il concessionario Autostar Flaminia di Roma. Le caratteristiche veramente importanti da sottolineare è che tutti i motori che equipaggiano le nuove Evoque sono mild hybrid, ovvero sono dotati di un motore elettrico. Questa caratteristica fa sì che la macchina abbia delle emissioni molto più basse e il rendimento in generale del motore sia un rendimento eccezionale. Il motore turbo benzina 2000 da 250 cavalli fa scorrere l'adrenalina a fiumi. Chi la guida si sente in un universo parallelo dove tutto è più rapido. Perfetto, abbiamo capito che sullo sterrato è brava, ma in fuoristrada? Per la trazione integrale la nuova Evoque si affida al sistema Twinster della GKN che grazie ad un pacco multifrizione ad attivazione elettronica è in grado di gestire la coppia anche su ogni ruota senza sfruttare i freni. Un processore elabora tutte le informazioni provenienti dai sensori posti sulle ruote e sui freni e tramite un algoritmo sviluppato su test approfonditi è in grado di garantire la massima efficienza in ogni situazione. L'attivazione della trazione integrale avviene in 300 millisecondi, un battito di ciglia. Ovviamente il direttore dell'orchestra è il Terrain Response 2 che regola anche l'escursione delle sospensioni anteriori Idle Brush e posteriori Integral Link. L'Evoque resta comunque un SUV e come tale non adatto all'off-road puro. Ma stiamo sempre parlando di una Range Rover. Oggi abbiamo provato la nuova Range Rover Evoque. Devo dire una macchina fantastica nella sua compattezza e per la dinamicità di guida. Ci ha sorpreso per le caratteristiche fuoristradizie che continua ad avere, nonostante abbia un aspetto assolutamente cool e glamour che la farà diventare protagonista sicuramente per le strade cittadine di Roma e di tutto il resto dell'Italia. Ma tu l'hai accesa? Anto, ma come cazzo l'hai messa sta cosa? Mortacci tua!